certo che ancora e sempre sarà. Poi vada come vada, ci laureiamo in cultura della strada, città e paesi ci mostrano. Francesche, duecentesche di sculture che conserviamo dentro gli occhi e dentro i cuori, e non ci perdiamo perciò. Templi e teatri antichi o stile rococò, vediamo mari, laghi e boschi sconosciuti che certamente non avremmo mai veduti, grazie alla nostra professione che ci ammalia, noi conosciamo questa grande e bella Italia, dialetti ed usi, costumi ed i sapori che non avremmo mai pensato d'essere veri. Benvenuti amici, scusatemi ma io non mi vedo, quindi non sapevo nemmeno di essere in onda. Allora regia, diamoci una svegliata, dov'è il mio operatore qua davanti? Ma insomma non sono, ascolta, non voglio essere appunto, che ne so, la Finvest, non voglio fare nomi, la RAI, ma tesoro, per piacere, un minimo, ditemi quando sono in onda. Sono in onda? Ok. Grazie, benvenuti amici, scusatemi ma qui a Canale Italia purtroppo, ma come anche in altre reti, dai, anche spesso anche alla RAI succede qualcosa che non va, quindi non sapevo di essere in onda, eccomi qua, grazie, vi faccio un applauso a voi che ci seguite sempre da casa, un applauso forte, fortissimo, perché avete una pazienza incredibile. Allora, dove sono questi applausi? Grazie, grazie, allora... Alla mia destra, sempre qui a fianco a me, abbiamo la nostra carissima che è di tutto e di più, ha un sorriso dolcissimo, un viso smagliante. Ho ricevuto tanti messaggi, tante email, indovinate su chi? Su Laura. Buonasera, aspetta invece email. Che non so che parlare con Maristella, ma insomma mandate questi messaggi anche a Maristella, vabbè che è un po' più di età, ma dai ragazzi, no, grazie davvero di cuore, perché davvero abbiamo ricevuto tante email, tanti messaggi, ogni puntata è un successo con imprevisti o senza, ma io credo che questa sera sia davvero uno special Italia amica. Qui alla mia sinistra, alla parte del cuore, ho un tesoro, un maestro, un insegnante che davvero ci ha insegnato dalla tradizione nostra italiana a oltreoceano all'estero, ha portato la nostra musica italiana ovunque, tanti di quegli applausi che poi vi racconteremo alcuni aneddoti addirittura durati 20 minuti, signori, alla mia sinistra, ripeto, alla mia parte del cuore, il maestro, guardate un po', inquadratelo bene, Tony Sant'Agata, forte questo applauso, forte, sono riuscita a farlo arrivare qui e da me, Italia Amica, Canale Italia, signori, che non è poco, maestro, ma tu dici, ma mi chiamate maestro, chiamami Tony Sant'Agata, no, io chiamo maestro tutti coloro che comunque indelebile hanno lasciato una storia, ma non lasciato, perché tu sei ancora qui con noi, grazie a Dio, e ci auguriamo per tanto, però già hai fatto tanta storia e ancora la farai con noi e all'estero soprattutto, quindi sono proprio, guarda, davvero, ogni volta, non per ripetermi sempre, ma ogni volta emozionata, io non ci posso fare niente se scelgo dei maestri così importanti, posso chiamarti maestro? Ma puoi chiamarmi come vuoi, intanto diciamo buonasera a tutti, che non sapevamo di essere qua. Grazie, eccoci qua. Allora, guarda, maestro, sì. Facciamo una cosa,
prima di farti parlare, vogliamo scaldare un po' l'ambiente? Ma scaldiamo e soprattutto, a parte che con me e te in diretta stasera più scaldati di così non si può, io manderei un pezzo che voglio farti una sorpresa. Vediamo. Un video selezionato e scelto da noi, che sicuramente tutti i nostri telespettatori a casa, coloro che si sono sintonizzati su Italia Amica Mi Piaci, su Italia Amica Normale, su Maristella Gallotti, tutti hanno visto, eccoci finalmente, saremo insieme. Tony Sant'Agata, qual è il suo primo, neanche tanto il suo primo successo, perché già c'era stato qualcosa di importante, ma chi non conosce, quanto è bello lo primo amore, Lucy Conte, che bello, il primo disco veramente, quanto è bello lo primo amore, dopo siamo qui con voi in studio. Andiamo, ok, via, canzoni, grazie. Quanto è bello lo primo amore, lo secondo è più bella ancora. Allo balcone mio c'è solo il rose, alla finestra tua lì corna appese. Quanto è bello lo primo amore, lo secondo è più bella ancora. E se le corna tue fossero bandiere, sarebbe tutti i giorni festa nazionale. Quanto è bello lo primo amore, lo secondo è più bella ancora. Lubi, 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 camossa una vena, ca sigaretta moc va facendo scema. Natura è veramente esatta, quando un marito è sicca la moglie è ghiatta. Quanto è bello lo primo amore, lo secondo è più bello ancora. Ti sei messo la vesta bianca, quando cammino fai un drink e drank. Quanto è bello lo primo amore, lo secondo. Sempre uomo, disse Bracalone, il giorno che la moglie fece un mazziatone. Quanto è bello lo primo amore, lo secondo è più bello ancora. Ma io sono un uomo a parole e fatti, pretendo l'acqua calda per lavare i piatti. Quanto è bello lo primo amore, lo secondo. Ci può passare un cane con la scopa in bocca. Quanto è bello lo primo amore, lo secondo è più bello ancora. Ma forse a litigare non ci conviene, ma ridammo un bello e pulimoci bene. Quanto è bello lo primo amore, lo secondo è più bello. Senti, ecco qua, con la diretta. Non finirò mai di ringraziare questi amici che in effetti hanno voluto dare al sottoscritto un grandissimo successo con questi voti e con le cartoline e con gli applausi. Ma non pensavano a un successo così. Questa è canzonissima del 1974 e devo che dire l'hai vinta. L'hai vinta, ma loro non pensavano che tu vincevi, eh? Ma io non lo so, io speravo, e invece in tutte le cose io mi incomincio a cimentarmi e penso sempre di poter vincere, poi magari qualche volta non si vince. Ah sì, pensi, quindi, allora l'importante per vincere è comunque pensarlo. Sì, intanto. Allora è vero quel fatto, volere e potere?
Moltissimo. È vero, eccoci qua. Quanto è bello Lupo di Mammore. Io ti volevo, ti eccoti qua, eccoti qua. Ok, allora, guarda, ce n'è un'altra, ma io sai, qui a parlare di te ci vuole un'enciclopedia, perché davvero sono tanti i video e tanta la musica. Ma io manderei quest'altra canzone importantissima, perché parla appunto della nostra storia italiana, quando noi eravamo emigranti all'estero. Io dico semplicemente, vieni cara, poi la commentiamo insieme in studio. Vogliamo mandare questo video oppure, maestro, ci segni lei, perché lei no, io credo che questa è una canzone che è molto esplicativa, anche perché noi recentemente abbiamo potuto constatare che il mondo deve andare in questa maniera. Noi dobbiamo tornare ad amare la natura, l'ambiente, l'agricoltura. Quindi mi sembra che questa è una canzone quindi attuale. Ma parla anche di emigrante, no? Parla di emigrazione perché evidentemente la persona che è lontana è emigrata. E l'altro però dice, io non verrò da te, sei tu che devi ritornare qui da noi. È bellissimo, vicino. Ascolta, maestro, io sono contenta che tu mi guardi, perché guardata da te. Però guarda la telecamera, perché ci sono quelli a casa che ti vogliono guardare. Vabbè, siamo in tante immagini diverse. E va bene, però diversi periodi, e adesso questo è quello della giovinezza. Allora, ascolta, diciamo, perché poi della diceva, vieni cara, siediti. Vicino. E io ce l'ho, perché ho una sorpresa qua, poi dopo. L'ho rubata a papà, sinceramente. Perché era di papà in casa. Io subito, non è che, ti dico la verità perché sono sincera, no? Essendo un po' più, ecco, sai, a quell'epoca uscivano tutti sti cantanti, un po' cappelloni, io ero un po', E invece papà, queste sono le canzoni che dureranno per sempre. Aveva ragione. Vieni cara, mandiamo un altro video. Grazie. Grazie al nostro regista. Molti di noi sono partiti e quindi saluto gli italiani nel mondo con un grande applauso. Siamo fieri di loro, ma siamo fieri anche di quelli che hanno avuto il coraggio di rimanere, di coltivare ancora queste straordinarie vallate, di essere professori, artigiani, di fare i medici in questi nostri bellissimi paesi, ma soprattutto chi ha curato l'ambiente, la natura. Ed a un protagonista di questa natura io dedico la mia canzone. Vieni cara, siediti vicino e ti racconterò come lo è mia mano. Han toccato mille volte la terra, sotto il sole, con la pioggia e col vento. Vieni cara, siediti vicino e ti racconterò le mie fatiche. Ti parlerò di come il giorno al mattino sono ancora bocciori. Ti senti sicura, lavori in città, hai la vita inquadrata. Io no, tanto messo la luce, ti è andato lo smog, venire da te, ma proprio no. T'assicuro non posso, è più forte di me. Se di notte dice il cielo, come faccio a salvare le gemme del pero, la vigna o meno, han bisogno di me. Vieni cara, svegliati nel fiume, qui lì in argenta l'inverno, qui l'estate rende il fiondo brumero, qui riprendi la misura del terra, alla sera quando il sole tramonta, siamo certi d'avere vissuto, d'aver fatto qualcosa che resta, d'aver fatto qualcosa che pare. Ti senti sicura, lavori in città, hai la vita inquadrata. Io no, t'han promesso la luna, ti han dato lo smog, venire da te, ma proprio no. Anche qui tante cose non vanno, lo sai,
dovranno cambiare, anche se non avrai le scarpe pulite, gioielli alle dita, avrai dignità. Vieni cara, siediti, e ti racconterò solo le mie mani. Hanno toccato mille volte la terra, sotto il sole, con la pioggia e con l'estra. Vieni cara, siediti, e ti racconterò solo le mie mani. Hanno toccato mille volte la terra, sotto il sole, con la pioggia e con questa ha vinto anche il premio. Sì, premio del Paroliere nel 1972, anche perché io allora ero controcorrente e avevo dato uno scossone al mondo dello spettacolo italiano, perché mi ero voluto preoccupare di parlare di agricoltura quando tutti gli altri partivano dai nostri paesi e andavano a fare magari gli impiegati o gli operai al nord. Quindi sempre controcorrente, sempre nuovo, sempre diverso, sempre particolare come lo sono oggi, ma sempre dal vivo. E poi dal una cosa vivo, importante, tu vivo. Tutti i concerti canti dal vivo. Dal vivo. È fantastico. Sì. Lo sai, maestro, che abbiamo già una telefonata per te? Sentiamo. Pronto? Pronto? Pronto da Italia Amica, buonasera. Buonasera, sono il prefetto preferito da Tony Sant'Agata, Paolo. Ma davvero? Grazie, grande. Un applauso! Grazie! Grazie! Ti sento tanto bene e risento con piacere quelle canzoni che cantavi per la festa della Repubblica e per Natale. Bellissimo! Si tratta, io so chi è il prefetto Paolo Padoin, uno dei più grandi prefetti italiani. Ma guardi, noi prefetto abbiamo ultimamente Un secondo onore, abbiamo il maestro qui a fianco alla mia sinistra, alla parte del cuore, lei al telefono. E oltretutto ha chiamato che senza che io ho lanciato le telefonate, non ho detto nulla. Quindi, insomma, grazie davvero. Cosa vuole chiedere? Vuol chiedere qualcosa così intimamente col nostro maestro? Certo, no, tanto ci rivediamo ogni tanto e poi abbiamo giocato anche a calcio insieme. E forse se sono l'unico che ha segnato un gol a te, grande portiere. Devo dire la verità. Va bene, un abbraccio. Un abbraccio, la prossima volta voglio grazie. Arrivare anch'io. Salutami Firenze, salutami Firenze. Senz'altro. Sì, grazie, ciao. Un bacio grande. Ciao. Allora, maestro, io. Guarda, questo, io lo dico sempre. Uno noi dei senza più rete. Grandi prefetti italiani. Noi senza rete. Sì. Diretta così, infatti hai visto all'inizio, qui non si capiva se eravamo in diretta, se non c'eravamo, ma poi una volta che ci siamo, grazie a Italia Amica Canale Italia. Benissimo. Facciamo un applauso, bravi. Alla rete. E diciamo anche che questa è la prima volta che io, devo dire, concedo in esclusiva uno special di un'ora, per cui devo dire grazie a questa rete meravigliosa, grazie a tutti, al regista che è veramente molto, in questo momento molto serio. Adesso molto vedrai. Ma voglio anche un applauso anche ai nostri cameraman tutti gli amici comici. Sai una cosa, maestro? Perché malgrado tutto stanno andando veramente molto perché molto loro bene. Hanno pochissimo per rimettersi, non hanno spazio, finiscono una cosa e devono subito cominciarne un'altra. E quindi è logico che ci sono. Io dico una cosa, adesso la dico adesso, in questo momento così. Io da quando ho iniziato, sono più di 52 anni di telecamera, dillo in diretta per Maristella. Tutta Rai, sempre in Rai 1, fino a due mesi fa, sempre, ho fatto anche 4 anni fa, addirittura 220 puntate per Rai 1. Poi ho fatto Rai International, sempre la Rai. Ma sono fiero questa sera di essere qui con te. Veramente, mamma mia, Maristella, questo l'applauso te lo voglio fare io, sì, con grazie. Te e con Italia Amica e con questa emittente Canale Italia. Guarda, che mi è molto stato consigliato da tanti grandi musicisti che non fanno altro che guardare Canale Italia, perché le canzoni di Canale Italia tengono compagnia a tutta l'Italia. Grazie, grazie davvero, sono onorata di questo. Allora, adesso io sai cosa farei però? Dimmi. Ti mando subito un altro video. Vediamo un po'.
dimmi un po', vediamo il nostro regista cosa ha di pronto, eh? Così, no, non è una sorpresa perché tu le conosci tutte, però vediamo se ti piace questo video. Vediamo. Questa era la nostra sigla, quindi vogliamo salutare il nostro mitico Don Bachi? Ma l'ho fatta apposta, evidentemente. Don Bachi, ciao, grazie della sigla di Italia Amica, hai visto? È un carissimo ritorno. Grazie. Io sono Marichella, assai curiosa, da una cantinetta, da nata atrás, quando ritorno a casa, tutta frieca, dico mugliera mia, faceva la pace. Lena, mia cara Lena, tu sei la pena di questo cuore. Vorrei coprir la tua bocca, baci, 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 perché ti quanto ti piaci, e poi tenerti sul cuore. Pace non voglio fare, sono attirata. Se prima non mi dici dove hai stato, sono stata a lavorare, trasporto vino, lo beve lo trasporto qui dentro di me. Vino, vino, eccolo qua, vino, 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 vorrei coprire la tua bocca, ti baci, ti baci, ti baci. Non vedo l'ora che viene Natale per farmi una magnetta di mascarone. Come tutte le guai e le campiere, mi faccio una bevuta e tira a campa. Vino, vino, eccolo qua, vino, vino, tira a campa. Vorrei coprire la tua bocca, ti baci, ti baci, per dirti quanto mi piaci e poi tenerti sul sole. Così più bella di una rosa domaccia, l'occhio che tiene un fronte so come al mare. Vuole bene a te, ci vuole coraggio, io spara pa' che muore d'amore per te. Lei, ma mia cara Lena, ti voglio bene, ti voglio amare. Vorrei coprire la tua bocca, baci, 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 per dirti quanto mi piaci e poi tenerti sul cuore. Lena, Lena, amore mio, facciamo la pace, ti prego, Lena. Mi stai facendo, Lena? Lena, stai prendendo la scopa, piano, Lena. Vorrei coprire la tua bocca, baci, 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 e poi ti cuore. Fantastica! Guarda, io devo dire, mi commuovo sempre, mi viene la pelle d'oca, perché questi applausi non sono stati comandati da nessuno, proprio sono sfuggiti completamente all'assistente di studio, c'è stato veramente... Sì, perché poi erano sempre molto quadrati loro, no? Davano ma, segnale. Sì, ma in questa occasione proprio non sono riusciti più a tenerli, perché c'è stato un pubblico fantastico, meraviglioso, si era entusiasmato. Ma ha vinto, devo dire, no? Questa canzone ha vinto Canzonissima, la Canzonissima che fu chiamata la Canzonissima Polk, ed è una di quelle canzoni che mi stanno dando un grandissimo successo, perché in giro per il mondo ormai siamo a 9 milioni e oltre di copie. Questo secondo la SIAE, ecco, lo dico qui, secondo la SIAE, non secondo le chiacchiere che ogni volta qualcuno di noi racconta. Quanti ripeti? Oltre 9 milioni di dischi, ragazzi, cantata in tutto il mondo. Ragazzi, andate a vedere, andate mai? C'hanno ormai, ragazzi, c'hanno YouTube, c'hanno internet, c'hanno tutto, possono andare a constatare 160.000 copie vendute l'anno scorso, quindi sarebbero 8 dischi d'oro in questo periodo. Mamma mia, soltanto ragazzi, dopo più di 40 anni di questa canzone, ormai abbiamo, devo dire la verità, la grande gioia di avere un successo mondiale che viene cantato dappertutto. E poi questa è la canzone
come dice Peppe Zullo, della felicità, la canzone che in tutte le feste, in tutti i matrimoni, in tutti gli spettacoli conclude la maggior parte di queste manifestazioni. Ma è bellissimo, poi allega. Quanto dai, è bello dico Primo io... Amore, ma io, cioè, Non Maritiello. Cioè, queste sono proprio, rimangono, no, nella storia, che poi altri hanno replicato, ma che possiamo dirlo anche un po' scopiazzato. Ma sì, ci abbiamo... Va bene, però no, dai. Scopiazzato anche male, devo dire, alcuni hanno scopiazzato anche male. Potrebbero cantare l'originale senza bisogno di scopiazzare. Infatti, e dire... Io darei l'autorizzazione a tutti, potete farlo, non c'è bisogno che mi mettete lì a scopiazzare. E far finta che... sappiamo chi è l'autore, punto, ecco, no? Ecco, l'autore, okay. Da sempre l'autore, allora, di questa canzone, guarda, Quanto è bello mio amore, Tony Sant'Agata. Chiariamolo, ecco, qua a Italia Amica, Canale Italia. Io volevo dire una cosa davvero commovente. Ha chiamato per te, sì? Maestro Tony Sant'Agata, una signora non vedente, non ha voluto parlare qui con noi. Ripeto sempre, è la verità perché la regia lo sa, ce lo può confermare, si chiama Maria, vuole ascoltare una canzone che tu hai fatto ma che abbiamo nella seconda parte proprio perché la vogliamo lasciare alla grande, che tu hai fatto per Padre Pio. Però sì, questo sì, ne parliamo dopo, nella seconda parte, dopo la pubblicità. Adesso intanto voglio sapere da Laura le mail che è arrivata, perché ci dimentichiamo sempre, ma io addirittura non ho detto italiaamica@canalitalia.tv, a parte che lì è scritto in sovrappressione, non mettiamo molto le telefonate perché lo vedi, se no poi non abbiamo tempo per mandare video. No, anche perché dovremmo poi... Era davvero un peccato, ma guarda che bello, ecco, guardate Pio, che bello. Padre Pio, poi la facciamo dopo. Una cosa bellissima, Maria, bellissima la richiesta, la facciamo dopo. Padre Pio, hai sentito Maria, perché io so che non è, cioè, è non vedente, ma ci sente benissimo. Sentiamo Laura. Allora, abbiamo il signor Antonio che ringrazia il signor Tony Sant'Agata per aver portato il dialetto pugliese in giro per il mondo, addirittura oltre oceano. Ecco ragazzi, poi questo è importantissimo, che tu hai portato così com'è il dialetto, no? Perché comunque tu ti chiami Sant'Agata come il posto dove sei nato, quindi hai onorato anche il tuo paese dove sei nato. Esatto, tutto. L'abbiamo visto prima in Vieni Cara Infatti di abbiamo vicino. Visto... E devo dire che c'è anche la santa che mi ha ispirato, perché questo Tony Sant'Agata è venuto così, in un momento in cui, devo dire con molta sincerità, che il mio papà era un po' contrario a che io facessi questa attività, per cui abbiamo messo un nome d'arte. Io mi chiamo Morese, Antonio Morese, difatti Facebook è Tony Sant'Agata Morese, e devo dire che Tony Sant'Agata è andato bene. E beh, ma loro ti portano così, ma anche per i paesi vicini. Salutiamo tutta la Puglia, ecco, e tutta l'Italia. Ma salutiamo anche gli amici di Accadia, di Orsara, che mi hanno voluto onorare con la cittadinanza onoraria. Oh, la prossima volta Gloria, voglio... Candela, Foggia, Bari, Lecce, tutti. Ascoltami, Lecce, maestro, anche, moltissimo. Tu sai che anche se io, vedi, sono molto altruista, perché io sono vicino a te, un artista piccola. No, sei grande. Però vorrei venire così a cantare con te una volta. Ma sarebbe una cosa bellissima. Lo sai perché? Dalla parte di mamma, papà, diciamo, il papà di mamma era pugliese, di Monte Sant'Angelo. Penso che sia proprio di fronte... Come no? Vabbè, ma Monte Sant'Angelo, io vedo Monte Sant'Angelo quasi tutti i giorni quando sono a Sant'Agata di Puglia. Da Sant'Agata di Puglia vediamo il Golfo di Manfredonia e poi questi garganici sono i nostri amici. No, ma sai cosa c'è? Che molti dicono, tu sei così, vai dove c'è la Corea. Io cosa ci posso fare? No, da parte di mamma siamo pugliesi. Ma va benissimo. Sono nata a provincia di Salerno, ho vissuto a paese di papà Liguria. Colpa mia. Posso dire una cosa? Posso dire una cosa? Tu intanto hai messo insieme tre posti meravigliosi, la Puglia, Salerno, che io amo moltissimo perché i Morese vengono da Salerno, proprio pensa i Morese, e io sono molto 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 contento. E di questo essere... non lo sapevo. Sì, i Morese vengono proprio da Salerno, e poi tu hai messo la Liguria, io in Liguria, c'è cioè il mio cuore, ho conosciuto mia moglie. Dai, come si chiama tua moglie? Si chiama Giovanna, grazie Isola. Per averci... Dottoressa Giovanna Isola. Dottoressa Giovanna, grazie di averci portato il nostro... L'abbiamo... Ci siamo conosciuti a Paraggi, che è tra Portofino e Santa Margherita Ligure, quando facevo i miei grandi spettacoli in quella zona, e spero di farne ancora, perché quella è la zona più bella maestro, che esiste in Italia. Comunque l'Italia è bella tutta. Sì. E su questa frase che l'Italia è bella tutta, non per niente noi Italia Amica siamo l'amica di questa sera, che abbiamo te, dobbiamo un attimo interrompere, ma come dico sempre, e grazie alla nostra pubblicità, se abbiamo questo salotto così intimo con te, che ci ha dato questa opportunità, Canale Italia, Italia Amica, la nostra produzione, manda la
pubblicità. A dopo, mi raccomando, nuovamente studio grazie con Antonio, il nostro maestro. Grazie, grazie. Grazie Antonio per ricordare. Subito intrusioni indesiderate, furti, aggressioni o sei in ansia per i tuoi cari, rivolgiti con fiducia alla Investigation Security Group. Operiamo su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle normative vigenti, grazie ad uno staff esperto e dinamico, ed offriamo servizi di investigazione, controlli prematrimoniali, verifica lealtà soci e dipendenti, antitaccheggio, accompagnamento e sorveglianza giovani presso discoteche, concerti ed eventi. Inoltre guardiania non armata per cantieri, centri commerciali, imprese ed uffici, ma anche portierato, servizio accoglienza e hostess. Investigation Security Group offre anche promoter per mostre, sicurezza per eventi e tanto altro. Chiama con fiducia. Abbiamo una soluzione per ogni tua esigenza. Investigation Security Group. La sicurezza al primo posto. La Bulesca si trova a 6 km dal centro storico di Padova, sulla statale 11 che porta a Vicenza, in località Rubano, provincia di Padova. La Bulesca, luminoso, tranquillo, immerso nella quiete del suo parco, vicino ai caselli autostradali di Grisignano, Padova Ovest e Padova Sud, che permettono alla clientela di raggiungere facilmente qualsiasi meta. Le camere sono tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono diretto, collegamento wifi, frigo bar, cassaforte e TV. La Bulesca, ed è già vacanza. La Tecnosystem 3 si occupa di progettazione e installazione di impianti antifurto, antitaccheggio, antincendio e videosorveglianza, impianti elettrici, condizionamento e depurazione aria, impianti telefonici e trasmissione dati. Tecnosystem 3. Il vostro comfort è la nostra filosofia.
studio, amici. Io sono vicino a una chitarra stupenda. Che bella, che bella. Questa è una chitarra delle mie tante tournée mondiali. E questa è una chitarra che mi ricorda un posto meraviglioso, qual è stato Pittsburgh, dove ho avuto veramente grandissimi successi, perché abbiamo fatto un festival addirittura in 5 giorni. Però il ricordo più bello degli Stati Uniti chiaramente è stata la mia esibizione, poi ne parliamo. Qui c'è la Laura che si è, Però si è documentata. Prima di fare una cosa, io devo, devo fare un gesto, perché anche se sono perché molti, ecco, se gentilmente mi possono inquadrare un attimo. Perché devo saltare un poco, perché molta gente pensa che io sto seduto lì. Io sono proprio in questi giorni, sto giocando ancora a pallone e sono ancora... Poi tu hai fatto anche una bella canzone. Vabbè, no? Squadra grande, squadra mia, la domenica mi tieni... Compagnia. Sigla di Rai 2 e soprattutto dello sport. Ma te l'ho detto, ma davvero, ci stanno tante altre canzoni di cui dovremmo parlare. In mi auguro che anche tu, come abbiamo detto a tanti altri artisti importanti o meno importanti, però comunque per me dal momento che vengono qui a Italia Amica da noi tutti importantissimi, ma per te chiaramente non basta davvero, una puntata, 10 puntate, 20 puntate, quindi ritornerai, è una promessa che... Senti, ma hai visto che bella giacca? Sì. Questa qui è di un altro pugliese, è un caro amico, Angelo Inglese, che è un sarto straordinario, che addirittura cuce le camicie per i... ce ne importa niente, ma insomma... Però il principe d'Inghilterra... Ha solo detto il principe d'Inghilterra! E Tony Sant'Agata ormai. E Tony Sant'Agata, bestia. Poi un po' di amici giapponesi, ma insomma... Allora, mi ascolti un attimo? Prego, adesso... Prego. Tu qui seduto vicino a me, ma lo sai che è tutto per me stasera, che bello. Grazie anche a tua moglie, Ma parliamo di mia moglie. Proposito di Oltreoceano, che tu hai portato la nostra musica ovunque, vuoi raccontare quell'aneddoto di New York? Allora, è una cosa importantissima. Il signor Sant'Agata ha tenuto un recital al Madison Square Garden di New York, dove ha avuto 20 minuti di applauso dagli ospiti che erano presenti in sala. Ma chi è che ottiene 20 minuti, ragazzi? Mamma mia! Sì, insomma, roba da che tutti i miei ragazzi addirittura poi hanno pianto, addirittura sul palco. C'è stata veramente una scena straordinaria, di grande emozione, ma sai, 20 minuti di applauso sono qualcosa di straordinario. Poi nel tempio proprio della musica mondiale, il Madison Square Garden di New York. Ma io devo dire una cosa, che molto spesso si parla di tournée che noi italiani facciamo all'estero. In effetti sento dire tante volte, qua lo dico con molta tranquillità, sento dire il tizio, la caia. A un certo punto sono i cantanti. La verità. No, io adesso vorrei dire una cosa seria. La verità è che le tournée che noi abbiamo fatto sono tournée che logicamente iniziano quasi sempre con una richiesta dei nostri grandi italiani all'estero. Ma come succede anche per i francesi, come succede anche per gli spagnoli, i brasiliani. Però la verità è che noi riusciamo poi a conquistare anche un pubblico che è internazionale. Che non è perché quando io vado in Unione Sovietica o vado in Costa d'Avorio, perché io sono stato, credo, l'unico cantautore italiano che ha fatto una tournée in Costa d'Avorio, non è che lì ci sono sempre gli italiani. E al Madison Square Garden quella sera c'erano tantissimi americani, perché questo è il fatto importante. Si può andare a fare uno spettacolo per i nostri amici ed è fantastico tutto questo, ma noi siamo forse in pochi a fare spettacoli internazionali, cioè per tutti, non soltanto. Questo è importante, non bisogna dire sempre soltanto di uno o due personaggi, bisogna dire che ci sono cantanti, cantautori italiani che fanno spettacoli in tutto il mondo per pubblici internazionali. E questo è importante, va ribadito, questo è importantissimo. Diciamolo una volta. Ascoltami, adesso sei stato molto chiaro. Bisogna io ho una cosa che ha un titolo. Vediamo se il nostro regista è pronto. Prima telefonata, brevemente, se no non riusciamo a mandare poi tutto il video. Pronto?
Pronto? Buonasera da Italia Amica, benvenuta. Come si chiama? Buonasera, mi chiamo Lucia. Volevo solo salutare il signore. Sì? Quindi, no, vuoi solo salutare il signore Maristella? No, ma vedi, niente. Sì, ma... Pronto? Sì? No, con molta simpatia. Sempre. Chiamami Tony, no? Il signore. Tony. No? Ecco, beh, Tony è molto più bello. Grazie. Non mi ricordavo del saluto. Più il nome. Sì, grazie del saluto, grazie del Niente. Saluto. Grazie, mi raccomando la prossima volta anche Maristella, però. Sì. Senz'altro. Sì. Grazie, io gioco sempre, ci continui a seguire, grazie. Buonasera. Io sono. No. Ecco. Ah, ma io sono già così io ho raggiunto la mia carriera con te stasera. Vabbè, ma... cioè io questa sera sono grande, sì, ma... anche se sono 1,57 m. Sì, tesoro mio, ma queste donne che si emozionano, come è successo bello, poco fa, l'emozione, bello. Poi alla fine dici il nome. Guarda, io sono veramente felice perché voi mi avete dato tutto il successo che io ho avuto. E perché, ti amano. E perché, ti amano. A dire la verità, io non ho avuto mai personaggi che mi hanno in qualche modo protetto. Tutto quello che ho fatto, grazie a Dio, me lo sono guadagnato. Ho fatto... io ho fatto 6.500 concerti, 6.500 concerti da protagonista. Ragazzi. E fantastico. Ho fatto tutti i teatri più importanti d'Italia e del mondo, diciamolo. Con molta franchezza, tanto a un certo punto qua non ci ascolta nessuno. A proposito, ma questo qui milione. L'avevamo inquadrato, quanto è bello Primo Amore, questo qui. Sì, questi è sono tuo, due CD, gli ultimi CD che si possono richiedere attraverso, diciamo, una piccola telefonata, perché c'è un servizio postale. Sì. Proprio per questo. E dì la telefonata, motivi. Guarda che Italia Amica vuole questo. Come sì. fanno per avere questo CD qua? Lo so, dovrebbero chiamare il 338-720-1138. Ripetiamolo, 338-720-1138. 38, e se no scrivete scrivete al maestro, su Facebook. Facebook è Tony Sant'Agata Morese, Tony Sant'Agata Morese Sant'Agata. Ecco. Perché tutti questi nomi appiccicati uno all'altro? Perché mi hanno già, come devo dire, rubacchiato 4 profili. Che erano quelli di Tony Sant'Agata, ma che non erano stati fatti da me. Per cui a un certo punto bisognava pure che io mettessi a posto le cose. Quindi su Facebook alla grandissima, io saluto anche gli amici di Facebook che ci stanno ascoltando. Anche i miei, naturalmente, perché è giusto, ci stanno seguendo. Io volevo salutare, sai cosa, il bar nostro degli amici, Bar Savona, in Via Piave. Benissimo. Sì, volevo salutare tutti. Sì, ma io voglio sapere una cosa. A Savona è da un po' di tempo che non mi chiamate per uno spettacolo dal vivo. Ma organizziamo noi. Ne abbiamo fatto tanti noi. In questi è una anni, promessa, è una in questi promessa. Giorni. Poi ti devo dire che quest'estate, sì? probabilmente se avremo l'occasione ancora di poter confidare nel diciamo... sindaco illuminato di Accadia, che è il nostro amico Murgante, sì. Io spero di poter continuare su una bellissima e emozionante manifestazione che si chiama Dagli Appennini alle Arti. È una manifestazione ideata dal sottoscritto, sempre devo dire, sul suggerimento del nostro caro sindaco, il quale voleva da anni dare un... immagine appropriata di quello che è il nostro Appennino, perché si parla delle normalmente si parla del mare da una parte dall'altra, ma l'Appennino e non dell'Appennino, quindi la prossima volta non dobbiamo tralasciare nulla. Io adesso ti faccio un'altra sorpresa. Forza. Abbiamo sorpresa un altro video scelto che sicuramente a te ha tanti così tra ricordi oggi, ieri, passato. Mandiamo la zita. Quasi balla, dai. Molti. No, vabbè, ma insomma. Questa è l'originale. Copia. Che si mangia la zita, che si mangia la zita, che si mangia la zita la prima sera. Che si mangia la zita la prima sera. E nu panera da bere galan, nu panera da bere galan, nu paniera da bere galan, de sembra la zita la dava la natta. Nu paniera da bere galan, de sembra la zita la dava la natta. La zita la sposa. Che si mangia
mangia la zita, che si mangia la zita, che si mangia la zita alle tre sere. Che si mangia la zita alle tre sere. E tre pesci che vanno nuotando, e due lepre ben correnti, e un panara da bere calante, e un panara da bere calante, un panara da bere calante, sembra la zita la dava la notte. Un panara da bere calante, sembra la zita la dava la notte. Che si mangia la zita, che si mangia la zita, che si mangia la zita alle cinque sera. Che si mangia la zita alle cinque sera. Cinque piatti di maccherone, di braciole e cannelloni, quattro colombe che vanno volando, e con tre pesci che vanno nuotando, e due lepre ben correnti, e un panere da bere calante. Un panere da bere calante, sempre la zita la dava la notte. Un panere da bere calante, sempre la zita la dava la notte. Che si mangia la zita, che si mangia la zita, che si mangia la zita alle sette sera. Che si mangia la zita alle sette sera. Sette vacche ben cresciute, con sei pecore arrostite, cinque piatti maccherone, di braciole e cannelloni, quattro colombe che vanno volando, con tre pesci che vanno nuotando, e due lepre ben correnti, un panera da bere calante, un panera da bere calante, sempre la zita la dava la notte. Un panera da bere calante, sempre la zita. Che si mangia la zita, che si mangia la zita, che si mangia la zita alle 16 sera. Che si mangia la zita alle 16 sera. 16 chili di salsicce, se le mangia zicce zicce. 15 chili di vermicelle, 4 la vetola di ariel, 14 chili di insalate, ma lasciate senza fiato. 13 chili di confetti, 30 la zita e non aspetta. 12 chili di albicocche, si riempie 4 cocche. 11 chili di fichi secche, se li mangia se li dè. 10 rosa la dolce rata, chi se la abbraccia e chi se la fa. 9 botte di vino, nulla basta una cantina. 8 fornerà da pane, non si può. Sette vacche ben cresciute, buste pecore arrostite, cinque piatti maccheroni, di cacciole e cannelloni, quattro colombe che vanno volando, con tre pesci che vanno nadando, e due lepre ben correnti, un panaro di bere calante, un panaro di bere calante, sempre non si dà la palla. Spiegazione! Se li mangia a secchi a secchi, 15 chili di vermicelli, e guasta la veste e l'usinariello, 14 chili di insalata, ma lasciate senza fiati, 13 chili di confetti, si stringe la zita e non aspetta, 12 chili di albicocca, si riempie quattro bocche, 11 chili di fichi secchi, se li mangia se li lecca, 10 rosa la dolce, 10 chi se la abbraccia e chi se la bacia, 9 botte di vino, nulla basta una cantina, 8 fornerate bene, non si può tattia, 7 vacche ben cresciute, busse pecore arrostite, 5 piatti maccherone, di braciole e cannelloni, 4 colombe che vanno volando, 4 pesci che vanno nadando, e 2 lepre ben correnti, un panaro di bere calante, un panaro di bere calante, sempre si trattava la no. Ciao. Hai subito intrusioni indesiderate, furti, aggressioni o sei in ansia per i tuoi cari? Rivolgiti con fiducia alla Investigation Security Group. Operiamo su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle normative vigenti, grazie ad uno staff esperto e dinamico, ed offriamo servizi di investigazione, controlli prematrimoniali, verifica lealtà soci e dipendenti, antitaccheggio, accompagnamento e sorveglianza giovani presso discoteche, concerti ed eventi. Inoltre guardiania non armata per cantieri, centri commerciali, imprese ed uffici, ma anche portierato, servizio accoglienza e hostess. Investigation Security Group offre anche promoter per mostre, sicurezza per eventi e tanto altro.
Chiama con fiducia. Abbiamo una soluzione per ogni tua esigenza. Investigation Security Group. La sicurezza al primo posto. L'Hotel Bulesca si trova a 6 km dal centro storico di Padova, sulla statale 11 che porta a Vicenza, in località Rubano, provincia di Padova. La Bulesca, luminoso, tranquillo, immerso nella quiete del suo parco, vicino ai caselli autostradali di Grisignano, Padova Ovest e Padova Sud, che permettono alla clientela di raggiungere facilmente qualsiasi meta. Le camere sono tutte dotate di servizi privati, aria condizionata, telefono diretto, collegamento wifi, frigo bar, cassaforte e TV. La Bulesca, ed è già vacanza. Bentornati amici, guardate che bella immagine davvero di questo CD, Tony, favoloso, ma quando andiamo a parlare appunto di un santo così grande, davvero sei stato ispirato a scrivere questa canzone, questo dire canzone è diminutivo. Perché questo qui è soltanto il finale dell'opera Padre Pio, Santo della Speranza, di cui probabilmente vedremo qualche cosa, ma io devo dire a tutti quelli che hanno inciso questo brano, tutti quelli che lo cantano in televisione, insomma, intanto pronunciate bene il testo, perché qualche volta c'è qualche errore, ma soprattutto, ragazzi, noi siamo autori, dite il nome dell'autore, non fate che a un certo punto di ogni erba un piccolo fascio. Mi raccomando, questa è un'opera Padre Pio, cuore, Santo della Speranza, che segue un'altra opera che avevo fatto già 40 anni prima, che si chiamava La vita di Padre Pio. Quindi sono cose molto serie. Molto serie, non ci giochiamo sopra. Intanto su questo abbiamo un'email brevemente, così mandiamo il video che racconta tutto. Guardarlo. Abbiamo una mail di Maria Grazia di Mario, un saluto ricordando una delle più belle interviste fatte nella sua abitazione romana grazie alla sua gentilezza e sensibilità. Tony è tra i cantautori italiani che rimarranno nella storia della musica perché hanno creato in maniera autentica o originale brani di poesia. Grazie. E su queste bellissime parole, io sono sempre qui che aspetto il tuo autografo in diretta, ma è importantissimo mandare, perché è il padre davvero di tutti noi, un intercessore tra noi e Dio, e non lo diciamo per farci della pubblicità, perché si dice con il cuore, e sarà il video stesso a raccontare tutto ciò che noi in questo momento stiamo davvero, anche perché non si trova questo video, non è su YouTube. Dall'aula Paolo VI in Roma, in Vaticano, unica manifestazione mondiale. Mandiamo il video, a dopo. Thank you.
perché porto in seno un segreto dolore, un'ansia qui dentro al mio cuore che mi blocca, non fa respirare. Aiutami, Padre Dio, non riesco a pregare da solo, fammi riprendere il volo, ridammi la pace del cuore, guardare della speranza, illumina il cammino, la notte sta mi vicino, ti prego bisogno di te. Davvero un'emozione grande. Posso darti un bacio in diretta? Certo, davvero? Certo.
Veramente, grazie, grazie grande, per quello che hai sentito dentro di te per scrivere un pezzo così grande, così favoloso e così vero, perché davvero non ci sono parole, fantastico. Io voglio ripetere bene, perché davvero è importante per tante persone che ci ascoltano e i nostri telespettatori a casa. Non abbiamo chiuso il telefono perché davvero non potevamo rispondere e vi chiedo perdono. Però una promessa che vi fa Maristella, Italia Amica e Canale Italia, che sicuramente tu ritornerai, quindi sarai nuovamente con noi e manderemo altri video musicali, ci suonerai dal vivo e tutto. Però per trovare questo 338 720 1138, ecco, perché so che molti lo cercano e io voglio dare l'originale. 338 720 1138. Guarda, noi ti chiediamo perdono, non abbiamo avuto il tempo matematico per scriverlo. E poi volevo che tu mi fai, ecco, vedi qua, guarda come facevano una volta questi con tutti i testi, cioè una volta si chiamavano LP, eh? Questa è una cosa straordinaria, perché tiene, oltre Tony, che Vieni cara sera di vicino, tanti pezzi bellissimi del mio repertorio, quelli che stasera non abbiamo potuto fare in italiano. Guarda, ecco, tutti quei testi da cantautore tipo Il Gallo Contestatore e tantissimi altri che veramente mi hanno dato una grande emozione. Io voglio che tu me lo autografi qua in diretta, così un giorno diranno sì, è vero, c'era Tony Sant'Agata in diretta. Amici, davvero il tempo è tiranno, io vi voglio ringraziare di cuore per essere stati con noi, naturalmente per aver ospitato il nostro grande maestro Tony Sant'Agata sul serio, ecco. Un'ora è limitata, però ha fatto una promessa, ritornerà qui in studio da noi a Canale Italia, via Facinotti 18, il programma Italia Amica. Ti ringraziamo in diretta, voglio ringraziare la nostra Laura, tutti i nostri fonici, operatori, il regista Francesco Turazza, ottimazione Lamberto Gozzo, non dimentichiamolo. Ringraziamo la nostra Sara al trucco, Francesco. Grazie amici per seguirci sempre, il nostro Francesco che non si vede è dietro le quinte, non so, ecco qua il nostro tempo è terminato, grazie da Maristella, a domenica prossima. Un saluto prossima. Ai bagni di Monticchio. Ah, i bagni di Monticchio, va bene, Savona, Roma, Bari, Palermo, mondo, ci seguono dappertutto. Bravo. Grazie, ciao, alla prossima, un bacio così. Ciao, guarda. Grazie. Che conserviamo dentro gli occhi e dentro i cuori.